Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. La via dolorosa non è solo la strada che Gesù ha percorso dal pretorio per salire al Golgota, essa è la via di ogni uomo. Così si apre il libro Via Dolorosa, meditazione sulla Via Crucis di Monsignor Florian Kohlfals, opera di preparazione al mistero della passione, morte e risurrezione di nostro Signore. Nel preambolo della Via Crucis l'autore riflette sul perché l'innocente soffre, perché Dio permette la sofferenza. Gesù, attraverso il sacrificio del suo corpo sulla croce, ha liberato l'umanità dai suoi peccati. Lui ha deciso di morire per sconfiggere definitivamente la morte con la sua resurrezione. La croce, da strumento di tortura e morte, diviene l'altare dell'oblazione perfetta. In croce si rivela la sua vittoria, ma anche il suo amore. Chi vuole essere mio discepolo, dice il Signore, prenda la sua croce su di sé e mi segua. Per questo il cristianesimo si rivela come la religione della croce. La Chiesa permette l'adorazione di un unico oggetto, la vera croce. Ogni cristiano così è invitato a guardare la croce, contemplarla, adorarla e prenderla sulle proprie spalle, sino a desiderarla. Ciò non è un'esaltazione della sofferenza fine a se stessa. Nel libro si sottolinea che la sofferenza è un male che Dio non può volere, sia quella di suo figlio che la nostra. Ciò nonostante, lascia che faccia il suo corso proprio perché si tratta dell'amore più grande. Ed ecco lo stravolgimento della logica umana, lo scandalo, l'elemento di inizio e di fine, la chiave di volta dalla quale tutto trova senso. La sofferenza diviene il mezzo per la meta più alta. La sofferenza diviene strumento d'amore. Colui che fa nuove tutte le cose, soffrendo per amore, ci ha redenti. Soffrire senza amare è l'inferno, invece soffrire amare è una forza che fa discendere il paradiso sulla terra. Soffrire amare significa superare il male e trasformarlo in bene, vince in bono malum. Soffrire tuttavia amare vuol dire sconfiggere la malvagità con la bontà, convertire il potere distrutto dal peccato, le cui conseguenze nel mondo sono la morte e il dolore, in grazie e benedizioni. Solo colui che crede nell'amore può anche soffrire con l'amore. Gesù ha pianto, ha urlato, ha sudato sangue, ha pregato nel momento del bisogno per non dover bere l'amaro calice. Ciò nonostante ha percorso la strada con fortezza e coraggio perché ci ama e perché obbedisce al Padre. Soffrire coraggiosamente non vuol dire essere al di sopra di ogni dolore e non versare lacrime, ma per amore è un bene superiore, essere pronto a lasciarsi ferire. Solo per amore, solo per questo il Signore ha accettato la sofferenza, si è fatto crocifiggere. E per amore, solo per amore dobbiamo seguirlo. Per amore, sì, si può abbracciare la croce. Solo così si può cantare. Ave Cruz, spes unica. Rivolgiamo il nostro sguardo verso la croce per imparare ad amare e a soffrire con Lui, il nostro Salvatore. Questo è solo un assaggio di ciò che nel libro sia modo di vivere durante le 14 stazioni della preghiera della Via Crucis, che non è semplicemente un esercizio di meditazione religiosa. Essa è un invito ad arrampicarsi come Gesù e a seguirlo. Solo contemplando la sofferenza sua otteniamo una risposta alla domanda del perché delle nostre sofferenze e dei nostri dolori. Solo rivolgendo lo sguardo a colui che abbiamo trafitto è possibile percorrere la via dolorosa senza arrendersi. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.